Robinson with the left foot pulls it back to Chung Kearney, edge of the box. Oh, what a goal! Towards the edge of the box, a little step over, touches it for Chung Kearney under the left foot. Yeah! Bella a tutti ragazzi, qua è Leo e siamo qui tornati alla nostra carriera allenatore con il nostro Fulham. Siamo qui con un nuovo episodio, pronti per fare 5 partite, 3 le simulo e 2, no scusate, 3 le gioco e 2 le simulo, come vi ho detto la scorsa volta. Poi voi commentate con quante vorreste che le faccio. Purtroppo 5 non ne posso giocare perché sennò veramente ci metto una vita. Mi pare che 3 giocate a episodio siano più che giuste e 2 simulate per comunque andare avanti, visto che il campionato sarà molto lungo. Per il momento che non c'è mercato direi di fare così, poi quando c'è mercato, come avete visto, cambiamo un pochino. Abbiamo 5 partite molto importanti ovviamente. Mi voglio scusare innanzitutto per 2 semplici cose. Prima cosa, non ho la maglia del Fulham, anche se in realtà è una maglia bianca con lo stemma di carta. Però no, non l'ho detto, lo dico così proprio in confidenza, però non è vero, è quella originale. Non me la sono messa perché fa freddo ragazzi, quindi o trovo una maglia a mani lunghe bianca e ci attacco la cosa del Fulham, se no veramente non aveva senso. E poi mi volevo scusare per, diciamo, la qualità del video. So che ultimamente, magari non so chi lo ha notato, però siamo un po' abbassata a livello di editing soprattutto. Perché? Perché sono passato purtroppo, non per mio volere, a editare sul mio PC portatile invece che sul mio Mac fisso. Il mio Mac fisso sta veramente impazzendo, non so cosa abbia, quindi dovrò cercare di recuperarlo, insomma di ripararlo. Sto editando con il portatile, solo che Sony Vegas non so perché non me lo fa girare e mi fa girare Adobe Premiere, che è probabilmente anche più difficile da utilizzare, e per il momento il mio livello di editing su Adobe Premiere è proprio quello base, quindi riesco a malapena a tagliare il video, a montare le varie cose e aggiungere la musica di sottofondo. Quindi scusatemi se non ci sono grandi livelli di editing, però per il momento dobbiamo accontentarci di questo. Comunque, abbiamo parlato anche fin troppo, andiamo avanti, siamo primi in classifica, ve lo ricordo, siamo primi insieme agli Wolves e al Middlesbrough. Io direi di fare questi allenamenti, sennò qui mi va fino alla partita contro il Cardiff. Facciamo gli allenamenti, io direi di lasciare sempre i soliti, oppure potremmo iniziare a fare qualche cambio. Per il momento diciamo di fare dribbling con possesso a Kluivert e andiamo a simulare tutto. Tuanzebe lo voglio far diventare almeno un 75 e poi lo leverò dagli allenamenti. Prendo un'altra out, Tuanzebe ragazzi è micidiale, lui cresce che è una meraviglia, anche se Segnon si avvicina al 70 e bene così. Quindi andiamo avanti, avanziamo fino alla partita contro il Cardiff, visto che è la prima, io direi di giocarla subito. Anche se prima di giocarla volevo vedere un pochino con voi come siamo messi a livello di primavera. Abbiamo nel vivaio, ho messo questo vivaio, questo centropista centrale Ed Robinson, che mostra un buon potenziale tra il 70 e il 90, è al momento un 45, però secondo me potrebbe essere un indiziato per promuoverlo in prima squadra e per fare cosa? Per andare a completare questi obiettivi, perché come vedete dobbiamo ingaggiare 2 giovani in prima squadra nella stessa stagione in cui sono stati seguiti e schierarli per 10 partite dall'inizio a gara in corso e aumentare il valore di un giocatore del vivaio almeno di 10 punti, quindi schierarlo in campo per 5 partite a titolare in gara in corso. Le possiamo fare insieme, cioè prima aumentiamo di 10 punti questo giocatore, poi prendiamo anche un altro giocatore e li facciamo giocare entrambi per 10 partite. Poi dobbiamo far raggiungere un valore totale di almeno 10 a 3 giocatori, però questo sono in 2 stagioni, quindi ce la possiamo fare. Per il resto abbiamo già fatto 2 partite con l'85% degli spettatori, quindi buono così, questo dovrebbe essere abbastanza fattibile. L'FL Champions e l'FK ancora sono vivi perché siamo usciti dalla Carabao Cup, non dall'FK. E poi per le finanze dobbiamo terminare con un margine di guadagno di 20 milioni e questa sarà veramente dura. Comunque ovviamente ha accettato il contratto il nostro Robinson, quindi andiamo a vederlo un pochino nella nostra rosa. Lo so che è basso di overall, dovrebbe essere un 45, però ragazzi ha un buonissimo potenziale ed è giovanissimo, 17 anni, una stella piede debole, cioè con il destro manco passaggi può fare, 1,80, bello alto, può fare tutti i ruoli a centrocampo, secondo me è interessante, lo facciamo crescere un pochino e poi lo utilizzeremo un po'. Ok, la formazione contro il Cardiff è più o meno quella titolare, ho deciso di mettere Sissé davanti alla difesa e i 2 terzini giovani da far crescere, Segnon e Fredericks, al posto di 2 titolari. Il resto è tutta la formazione titolare, poi probabilmente la girerò un pochino nelle altre sfide, visto che abbiamo anche il turno infrasettimanale, quindi dobbiamo anche risparmiare qualche giocatore.
Attenzione, bravo Button, esci bene. Carney per Kluivert, partito Kluivert. Mamma mia Kluivert, ragazzi, ha un cambio di passo incredibile, un cambio di direzione incredibile Kluivert. Se ne va Kluivert, può provare il tiro. Mamma mia che giocatore, che giocatore sto Kluivert, mi piace tantissimo. Attenzione a cross in mezzo, ancora non ci arriva il difensore. Oddio, l'avevo vista dentro. Cosa si è mangiato qui Damour? Con Button ovviamente battuto, non poteva farci niente. Meno male, ci è andata veramente bene in questa occasione. Bravo Fonte col fisico, recupera palla e se ne va. Fonte anche con la velocità, non è lento Fonte, pensavo fosse un po' più lento. In realtà in game risulta anche veloce, buonissimo fisicamente. Qui regge bene, guadagna un calcio d'angolo con la palla in mezzo. Questa volta è per Kalash di testa, di poco sopra la traversa, vicinissima all'1-0. No, cos'è sto rimpallo? No, non è nemmeno fuori gioco? Ma com'è possibile? Da un rimpallo veramente clamoroso. Cioè, ricordatevi, cross in mezzo, colpo, passaggio all'indietro che rimpalla sulla gamba dell'avversario, che secondo me era poi in fuori gioco l'attaccante Bryson. 1-0 per il Cardiff. Si mette male qui, eh. Il Carney aspetta qualcuno. Buona lì la palla per Rui Fonte. Rui Fonte si libera. Rui Fonte con il mancino. Rui Fonte, non importa con quale piede, fa l'1-1 al 34esimo. Pareggia subito. Siamo un quick off glitch per noi. Il Carney si libera bene. Passaggio perfetto per Fonte, che poi scarica il mancino. Imprendibile. Buona qui la palla ancora per Mollo. Il piazzato sul palo. No, Mollo, che fai? Non mi puoi mollare così. Buona la palla per Mollo, forse l'ultima occasione del primo tempo. Ancora Mollo, non riesce a saltare sul avversario. Allora finisce qua. L'arbitro dice di andare tutti negli spogliatoi per questo primo tempo e finisce sull'1-1. Buono il pareggio subito, immediato. Buona la risposta al nostro Fulham, però adesso serve di più per andare in vantaggio. Qui nel lancio lungo c'è Sessegnon di testa, attentissimo, palla a Mollo. Mollo la molla a Carney. Carney per Sissé, Sissé per Fonte. C'è di là Kluivert, lo serve. Kluivert rientra, Kluivert, qui vuole rigore e lo riceve, grandissimo Kluivert, grandissima azione ancora. Come fai a non angolarla laggiù e la prende il portiere, assurdo. Buona palla qui recuperata, Tuanzebe, ripartire l'azione lui, che Bano appena entrato, dai. Buono qui per Sissé a cercare Rui Fonte in mezzo per Carney. Carney non può sbagliare, il nostro capitano sbaglia il rigore, ma questo qui non lo sbaglia. Al 74esimo Carney ci porta in vantaggio sul 2-1, buono così. Buono qui per Kluivert che aspetta, attende, non abbiamo furia, siamo in vantaggio. Dai lì per Fonte, va bene uguale, ancora Fonte. Fonte a cercare ancora Carney. Carney si libera per il mancino, il tiro! E vabbè, micidiale il nostro Carney, il nostro capitano. Si vede perché è capitano, si vede perché ha un mancino incredibile. Il 3-1 arriva da lui, doppietta, attenzione. C'è una cross in mezzo, può liberare la nostra difesa. Palla però rimane un po' lì, pericolosa. Frankie de Jong, no, non è Frankie de Jong, è Kalash. Recupera in qualche modo Fonte, prova ad allargare per Kebano, c'è ancora forze, cioè appena entrato, dai Kebano, puoi prendere, bravo Kebano, guadagna rimessa laterale in posizione d'attacco, la chiudiamo in attacco con Kebano, dietro per McDonald per Carney, ma finisce qua sul 3-1, doppietta del nostro capitano, grandissimo così, 3 punti più che importanti contro Cardiff, che comunque è una buonissima squadra, però come vedete li abbiamo asfaltati, 16-5, ci meritavamo questi 3 punti, questa vittoria. In ogni caso, in prima posizione con Wolves e Middlesbrough che continuano a vincere. E adesso andiamo contro Hull City. Contro Hull City, visto che ci ho già giocato una volta, intanto che faccio gli allenamenti, per il momento decido di simularla questa, visto che contro Hull City abbiamo già giocato noi nello scorso episodio. Intanto Kluivert è un 74, ma ancora non inizia a salire. Buono comunque BC, va bene come allenamento. Andiamo quindi fino all'Hull City. Farò la formazione io, ma la partita la giocherà il computer. Eccoci qua in casa contro l'Hull City con questa formazione: Dromel, Odoi, Kalash, Rim, Soares, McDonald, Carney, Piazon. Ho deciso di metterlo a centrocampo insieme a Carney, voglio vedere cosa succede. Camara, Aite, Kebano, trio d'attacco, quindi il nostro tridente con il nostro Camara che torna e deve segnare. Camara segna sempre, deve segnare ancora Hector, che non penso sia quello del Leverkusen. Si fa ammonire anche il Vine.
Bene, così. E Larsson su rigore fa 1-0. Attenzione, ragazzi. Larsson comunque è un ottimo giocatore. È entrato Anzebe per Kalas, spero non sia un problema. Camara, ragazzi, ve l'ho detto. Camara segna sempre, non c'è problema. Che giochi io, che simuli il computer, segna sempre. La partita finisce però sull'1-1. Cioè, con le simulazioni le pareggio tutte. Vabbè, mi dispiace un pochino perché adesso perdiamo punti sulle prime. Anche se solo Wolverhampton va a vincere, andando a 17 punti siamo a 2 punti dalla prima. Il rating allenatore scende tantissimo, però ragazzi, anche questa partita contro il Burton, visto che non dovrebbe essere molto alto in classifica, la vado a simulare, poi le altre le gioco tutte. Il Burton che è ultimo, ragazzi, a 4 punti, quindi speriamo che il computer faccia il suo lavoro andando a vincere. Ho deciso di mettere la formazione titolare, non voglio problemi. Adesso computer, devi vincere, devi assolutamente vincere. Button, Odoi, Kalash, Tuanzebe, Suarez, McDonald, Carney, De Jong, Clivert, Fonte, Kebano. La migliore formazione possibile. Kebano e Mollo più o meno sono molto simili sulla sinistra. Devi vincere contro il Burton. Viewers, Burton, ragazzi, ultimi in classifica. Brayford si fa ammonire. Cioè, se non vinci nemmeno questa, veramente è inutile andare a vincere noi le partite quelle più difficili, se poi perdiamo punti qua. Non succede niente, ragazzi. Dov'è il gol? Ragazzi, dov'è il gol? No. No, non posso pareggiare anche questa. Computer, e fa gol. Non è successo niente. Non è successo niente. 0-0. Boh, ragazzi, cioè, se non mi vince nemmeno questo il computer, cosa ci posso fare io? Torniamo secondi, perché il Sunderland va a perdere. Però siamo a 4 punti dagli Wolves e dobbiamo recuperare. Siamo a 76 di valutazione allenatore, che vabbè, non è male. Andiamo a risimulare tutto. Finché non sale qualcuno ancora non cambia allenamenti. Dobbiamo iniziare anche a mettere il giovane della primavera. Comunque Gomes prende una bella A e si avvicina a 67. Pure Tuanzebe si avvicina a 75. Clivert non si degna di salire ancora. Va bene, non ci interessa, prima o poi salirai. Andiamo avanti, abbiamo qualche giorno di riposo, non tanti, fino ad arrivare al Middlesbrough, però dovremmo avere la rosa abbastanza riposata per poter giocare più o meno la formazione titolare. Però attenzione, perché il Nottingham Forest è 3 giorni dopo, non mi interessa di giocare contro, cioè, per l'Ungheria, quindi dobbiamo stare attenti. Ok, la formazione è più o meno quella titolare, con il tridente attacco Mollo, Fonte, Clivert, Sissé, Carney a centrocampo, McDonald davanti alla difesa con Soares, Tuanzebe, Rim, Fredericks davanti a Drommel. Voglio provare Drommel insieme a voi, visto che la prima volta abbiamo provato ci è piaciuto veramente tanto. Ottimo portiere per il momento, speriamo che siano fermi. Se non McDonald, McDonald può avanzare a spazio, adesso è chiuso, però si libera bene l'avversario, si ferma alla grande, McDonald con il tiro, non era male l'idea. Attenzione a Carney! Da fermo prova un bel mancino, impegna il portiere. Ma ancora Clivert, Clivert può andare, se ne va alla grande con una finta. Clivert, dritto per dritto, Clivert, il palo, veramente l'incrocio dei pali, insomma. Attenzione, ancora Adama, Adama fortissimo. Poteva essere un obiettivo, tra l'altro, Adama, attenzione, il passaggio in mezzo, la deviazione in qualche modo del nostro Fredericks, penso, per fortuna l'ha deviata, che questo era gol facile facile a porta vuota e riusciamo a liberare. Però vi dicevo, Adama è un ottimo prospetto, come alla destra poteva essere un obiettivo, però ne sono accorto ora. Finisce qua il primo tempo, dopo i primi minuti di fuoco diciamo si è un po' spento il Fulham e è salito in cattedra un po' il Middlesbrough, quindi c'è da stare attenti. Continuiamo per il momento così, farò qualche cambio a metà tempo. Cerchiamo questo gol, cerchiamo, perché non possiamo deludere i nostri spettatori, che tra l'altro è un obiettivo fare l'85% di spettatori per 5 partite consecutive. Se iniziamo a non segnare poi vanno via, Attenzione, la palla in mezzo, liberata male, Drommel, che miracolo di Drommel. Vabbè, ma questo portiere è clamoroso. Attenzione all'inserimento del Middlesbrough, ancora Drommel, che portiere, anche se probabilmente era in fuori gioco, ma che portiere che abbiamo trovato. Ok, facciamo 3 cambi lampo a 10 minuti alla fine. Levo Sissé che è stanco, andrei a mettere al suo posto De Jong. Poi mettiamo anche Kebano per Mollo. E infine leverei anche Suarez, però Odoi può fare il terzino sinistro. Dimmi di sì, dimmi di sì. Bravissimo Odoi. Buono McDonald, avanza lui. McDonald, buona la palla per Carney. Ancora però sul destro. Buono Fonte qui, recupera palla bene. Il filtrante per De Jong che è appena entrato. Mamma mia, la palla del portiere avversario ancora in mezzo. La palla è per Carney, anticipato di testa. Attenzione ancora Adama.
ma finisce qua la partita 0-0, un altro pareggio che non ci fa tanto bene, anche se Middlesbrough è una squadra tosta, il palo di Clive Trezeguet ce l'ho ancora qua, lascio sempre questi allenamenti finché non sale qualcuno tra le varie sistema, aspetto che salga qualcuno per poi mettere il nostro giovanissimo, eccolo qua, Tuanzebe, quindi dal prossimo allenamento metteremo il nostro centrocampista Robinson, come si chiama, e anche se Segnon potrebbe essere elevato per far posto magari a Drommel. Adesso arriviamo con Nottingham Forest e c'è un solo risultato, la vittoria, assolutamente. Humphries, ragazzi, cosa vuoi? Non puoi giocare, questo è importante. Quindi scendiamo in campo con questa formazione contro Nottingham Forest, con Kebano, Fonte, Camara, trio d'attacco, De Jong, Carney, voglio provare Norwood davanti alla difesa, Sessegnon, Tuanzebe, Kalash, Odoi e Drommel in porta. Non so cosa sta succedendo ai capelli di, penso sia Odoi, però va bene, non ce lo domandiamo. Buona, la palla recuperata a Kebano. Kebano può andare, c'è di là Fonte, ancora di nuovo per Kebano. Bello qui il ball roll di Kebano, ancora Kebano, sempre lui. Bellissimo la sua azione, il tiro però è respinto, il calcio d'angolo dal portiere avversario. Battiamo subito in mezzo per Fonte, non ci arriva nessuno, la palla arriva di là. No, cosa fa Camara? Perché non tira? Perché sviene? Segnon rientra, aspetta un momento di qualcuno. Non c'è, allora fa lui per Fonte, il tiro, qui c'è il rigore. C'è il calcio di un altro rigore per noi, un po' più soft questo, però ci stava. Quindi sullo 0-0 Mancian ci fa un bel regalo, però adesso dobbiamo segnare. Quindi Carney, mi raccomando, è tutto nelle tue mani, di nuovo, anzi nei tuoi piedi. Vai Carney, questa volta forse ho caricato un po' troppo. Carney, infatti no, che ho sbagliato io, scusami. Buono l'anticipo qui di Kalash, che recupera palla. Però la palla è sempre loro, attenzione qui. Attenzione, il tiro e c'è il gol. C'è il gol, questa volta Drommel non può fare niente. 1-0 per il Nottingham Forest. Penso al primo tiro, più o meno, la prima azione di Dowell. Lo so, la vedo dura. Questa squadra si addormenta un pochino, non la vedo abbastanza reattiva. Però proviamo a rispondere, come abbiamo fatto l'ultima volta, subito. Stavolta viene chiuso Fonte e finisce qua il primo tempo 1-0. Potrebbe starci anche un cambio modulo, consigliatemi voi nei commenti se volete vedere un cambio modulo, anche se il 4-3-3, sì, 4-3-3-3, il 4-3-3 è quello più indicato, visto che abbiamo molti esterni d'attacco, però non so, come magari un'altra versione più offensiva, più difensiva, ditemelo voi. No, niente ragazzi, provo a cambiare modulo, provo a mettere il 4-3 offensivo. Leverò uno tra De Jong e Norwood, anche se quello più stanco è Carney, ma non lo voglio assolutamente togliere. Quindi andiamo con 4-3-3 non difensivo, offensivo, eccolo qua, quello col trequartista. E provo questa mossa. Allora, leverei Norwood, visto che non è che sia un grandissimo talento, e metterei Gomes. Io ragazzi, Humphries non so come metterlo, se, sinceramente. Provo a mettere anche Ite sulla fascia per avere forze fresche già dal 56esimo, appena uscirà la palla. Speriamo che questo cambio cambi le cose. Per De Jong, De Jong per Fonte. Fonte se ne va, Fonte se ne va, grandissimo Fonte, ancora per De Jong. De Jong può andare, a spazio De Jong con il tiro, ma che cos'è De Jong, che cos'è? Niente ragazzi, finisce qua probabilmente, se riusciamo a prendere palla. Sì, finisce qua 1-0, Nottingham Forest va a vincere contro il nostro Fulham e diventa un po' un problema, perché adesso probabilmente Wolverhampton se ne andrà via, come vedete ragazzi, però ha giocato solo il Fulham, però ci sta, ci sta. Wolves, guardiamo cosa hanno fatto, vincono ancora fuori casa contro lo Sheffield United, tosta, tosta, perché adesso se ne vanno via a 7 punti di distacco e siamo settimi, il rating ovviamente si abbassa ancora e diventa un bel problema. La prossima partita sarà contro il Reading, se no il QPR, scusate, che è lì, è un punto dietro di noi, noi dobbiamo risalire assolutamente perché questa classifica ci sta veramente stretta. Bene così, nel prossimo episodio giocheremo, vi faccio vedere, 5 partite abbastanza toste, cioè dobbiamo rialzarci, e abbiamo il QPR, che è una squadra abbastanza difficile da affrontare, poi abbiamo un po' di riposo fino ad arrivare al Preston, l'Aston Villa, altra squadra tostissima, il Bolton e poi infine chiudiamo con il Bristol. Come questo episodio cercherò di giocarne 3 e simularne 2, scrivetemi anche nei commenti se siete d'accordo. Io avanzerei fino alla partita contro il QPR senza fare niente, visto che non ci dovrebbe essere niente in programma.
Scendiamo ancora a 70, benissimo, perché non abbiamo ancora fatto giocare i nostri giovani, ma voglio aspettare un pochino, li voglio fare anche un pochino crescere. Adesso dal prossimo allenamento metterò il nostro Robinson. Nelle altre purtroppo non abbiamo continuato la striscia di 85% di spettatori, cioè dobbiamo cercare di farla anche se la priorità è bassa. Un altro, la priorità alta è questa e quindi si abbassa perché siamo settimi e dobbiamo arrivare penso tra le prime due. Adesso vi faccio vedere un pochino, per la promozione diretta c'è solo due posti penso, con per il momento Wolverhampton e Hull City che si prendono questi due posti, però siamo a un punto dal, scusate, a tre punti dall'Hull City, a 9 dagli Wolves, sono già abbastanza lontani. Quindi ragazzi, lasciate un bel mi piace per supportare questo Fulham, perché si deve riprendere. Grazie ai vostri mi piace, secondo me si riprenderà molto più facilmente. Cerchiamo di arrivare a 150 mi piace. Vi iscrivetevi al canale se ancora l'avete fatto e vi ricordo come sempre, be yourself, stay ignorant. Towards the edge of the box, a little step over, touches it for Tom Kearney under the left foot. Yeah!